Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. La progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza. Gioco magico, Fair Game, Worlds of Eve 1959, Fabula. Nel 1947 l'avvistamento UFO di Kenneth Arnold fece esplodere l'isola di Flying Saucer, da cui nacque il grande successo editoriale di Fate, con 100.000 abbonati nel 1955. Sempre nel 1955 la rivista Other Worlds Science Fiction mutò in Flying Saucer from Other Worlds, quindi da una rivista di ufologia. Nel 1957 Amazing Stories mutò per il numero di ottobre 1957, solo nell'ottobre del 1957, in una rivista di ufologia. Ecco, questa grande eco sugli UFO ebbe evidentemente a raggiungere, a mio avviso, anche Dick, che nel 1959 propose a Worlds of If un racconto di fantascienza New Age che ha ibridato in salsa ufologica. Il lettore non capisce se il racconto di fantascienza è ufologico, quindi un remix delle adduzioni aliene il cui plot fu proposto inizialmente per primo da Amazing Stories nel 1940, oppure se la schizofrenia ha preso il possesso della mente del protagonista, con il professor Douglas che confonde il proprio delirio con la realtà. Dialoghi un po' troppo lunghi in Dick che ho dovuto cuttare. Alcuni elementi incongruenti di Dick nella scena della fuga della casa che ho dovuto aggiustare per dare appunto coerenza alla favola. Per il resto, il racconto di Dick scorre rapido, molto gradevole ed è avvincente. È un ottimo racconto sfornato da Dick ed è quindi eccellente case of study da studiare per approfondire il plot of action e la progettazione narrativa delle atmosfere thriller. Narratore esterno non onnisciente, invisibile, focalizzabile sui personaggi. Format: ci sono elementi di hard sci-fi palesi, come la descrizione di ologrammi, che però non sono espansi da Dick nella dimensione tecnologica, anzi Dick sembra imputarli più a varchi iperdimensionali. Racconto di Dick di tipo New Age che è ibridato sia nell'hard sci-fi quanto nell'ufologia. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.